La sconfitta all'ennesima in trasferta del Teramo rende ormai incontrovertibile un dato: la squadra di Dedino gioca un doppio campionato, uno al Bonolis, esaltante, coinvolgente, che per molti versi regala anche quelle trame di gioco che erano il punto di approdo del progetto tecnico estivo. E poi c'è un altro torneo, lontano dalle mura amiche. Questo secondo campionato è sciatto, senza squilli, privo di quella carica agonistica che in realtà il Teramo non ha neppure quando gioca in casa, ma che riesce a superare grazie alla qualità del proprio impianto offensivo. La gara del Rocchi è stato il concentrato in 90 minuti di tutto quello che non va quando la squadra biancorossa deve affrontare una partita scorbutica e con un avversario che ha fame di punti. Innanzitutto l'errore individuale o di reparto. Stavolta è toccato a Tomei avere un passaggio a vuoto sul rilancio dalle retrovie, ma nelle partite precedenti, dove l'estremo difensore era stato impeccabile, aveva sbagliato qualcun altro. A Castellammare contro la Cavese, ad esempio, l'errore è stato di reparto. Poi c'è l'atteggiamento, molle come di consueto, passaggi fitti, ma che spesso non hanno uno sbocco avanzato, il possesso palla come stella polare ma senza cattiveria, occasioni create col contagocce spesso frutto del caso, un pizzico di sfortuna in questi casi è anche un ingrediente indispensabile quando le cose non girano come dovrebbero. Ma il Teramo non riesce mai a sovvertire il destino di partite che si mettono male. È evidente che chi ha costruito questo organico ha colpevolmente ignorato l'aspetto caratteriale dei giocatori da mettere sotto contratto. Il tecnico ha delle responsabilità, ma in questo caso anche i direttori sono sul banco degli imputati in ogni caso, che abbiano avallato o no le scelte del tecnico è fatto comunque che non scrimina. In tutto questo, la sovrabbondanza in mezzo rischia di fare scontenti come Mungo, altra pessima prestazione di un giocatore ormai totalmente involuto, o come Viero, scomparso dopo le buone prove che aveva reso. E nello stesso tempo davanti si fa fatica a pensare ad una coppia che possa spaventare gli avversari. Magnaghi ha segnato contro la Cavese, al Bonolis, con la Sicula Leonzio, al Bonolis nel ritorno in Sicilia, con la Paganese, al Bonolis, un gol inutile a Picerno e poi la doppietta corrende. Di fatto mai con una squadra di alto profilo, segno evidente che l'unico attaccante di ruolo è stato poco incisivo nelle occasioni che contavano. Finché ci ha pensato Bombagi, che ha segnato in qualsiasi modo, le cose sono andate abbastanza bene, ma quando per mille ragioni l'ex Pordenone, che detto per inciso attaccante non è, ha una domenica di astinenza dal gol, ecco che il diavolo giochicchia ma non punge. In trasferta il Teramo è quarto ultimo, 9 punti come Casertana e Viterbese, e un Monopoli che, forte delle sue 8 vittorie esterne, sta per arrivare al Bonolis. Già, lo stadio di casa, l'unico aspetto che può consolare un Teramo ancora silente, ma a cui l'astinenza dalle parole non ha fatto perdere lo strano vizio di essere inconsistente fuori dal proprio orticello. Buonasera, buonasera, buon martedì, ben ritrovati con Pro Teramo, un'ora insieme per parlare del momento dei biancorossi. Siamo alle solite, verrebbe da dire, come titolo di questa trasmissione, perché come ancora una volta il Teramo fallisce l'appuntamento con una gara in trasferta. Stavolta era l'Enrico Rocchi di Viterbo, 2-0 senza attenuanti, se non fosse solo la reazione piccola nel finale, che non ha prodotto nemmeno il gol della bandiera. Alle porte sabato c'è l'anticipo con il Monopoli, squadra che dall'altra parte è una di quelle, insieme alla Regina, che ha vinto più di tutte lontano da casa. È l'anti-Teramo sostanzialmente. Questa sera ne parleremo anche un po' con il sorriso sulle labbra, faremo con voi una specie di sondaggio, niente di particolare, ci mancherebbe, un qualcosa di scherzoso, per vedere che cosa si può fare per curare questa malattia cronica della mancanza di punti in trasferta. Lo faremo, lo ritrovo con piacere, avvocato e presidente dell'associazione Amici del Calcio Teramano, Gianni Gebbia. Buonasera avvocato. Buonasera a te Jacopo, grazie. Ben ritrovato, così come ben ritrovato anche ad Umberto Sorgentone. Ciao avvocato. Ciao, buonasera a te, buonasera ai nostri ospiti, grazie per l'invito. Non sono avvocato. No, Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, esatto. La pecora nera. Peraltro questa sera abbiamo colorato la nostra nuova scenografia con i colori
colori che vedete alle mie spalle della maglia del Teramo, bianco-rosso, l'altra volta era tutto rossa. Stasera invece abbiamo deciso che le strisce verticali sono quelle che più si confanno alla nostra scenografia. Partiamo forte, una squadra fatta esclusivamente da lui, Maggio Tedino. I giocatori palesemente sono contro di lui, lui pensa solo a divorare arrosticini e porchetta. Non credo, perché quando è stato da noi ha detto che non è un grande appassionato di cibi in generale, Tedino. Di cibo o di arrosticini? Perché se non gli piacciono gli arrosticini meriterebbe no, solo no, per questo. No, ha detto che non è un grandissimo appassionato di cibo, va bene. È una battuta. Buonasera a tutti, visto che i senatori non decollano, avanti con i giovani, vogliamo titolare Biero, Santoro e Minelli. Allora, cominciamo subito, perché parto da Avvocato Gebbia, a cui chiedo se anche solo per la legge dei grandi numeri si aspettava che a Viterbo le cose sarebbero andate in maniera un po' diversa. Ma diciamo che più che mi aspettassi un risultato diverso, ci speravo molto. Pensavo che in qualche modo la squadra potesse invertire la tendenza, quindi cominciare a assumere un trend che potesse farla risollevare in classifica. Ma ciò che mi ha diciamo un po' deluso maggiormente di questa prestazione è stato l'approccio iniziale della partita. Ho visto abbastanza molle, ho visto una squadra un po' disorientata, ecco, anche sotto il profilo spaziale, non ho visto insomma compagni che riuscivano a cercarsi, non ho visto passaggi azzeccati, ho visto molti errori negli appoggi. E nel momento, ecco, stiamo vedendo questo che a mio avviso è il frutto di un momento di poca tranquillità della squadra, ma al di là dell'errore del portiere che ci può stare, peraltro insomma dimostrato in altre occasioni di avere una buona professionalità. Sì. Ecco, al di là di questo mi è sembrata insomma una squadra che avesse un po' scollegata, ma anche avesse le idee un po' confuse fino a questo momento, poi dopo è un po' crollata per riprendersi verso la fine. E una squadra che insomma vuole lottare per i playoff dovrebbe avere una maggiore quadratura in campo, ecco. Lo volete capire o no? Poi commentiamo il messaggio di prima che ci rivuole di Giuseppe, che però ha un contratto altrove, con lui abbiamo sempre vinto i campionati, eccetera, eccetera, ed è scomparso l'SMS, poi magari lo riproponiamo. Posso ricollegarmi un attimo al primo SMS? Poi quello sulle rosticine, no? Sì, esatto, però la parte iniziale sulla squadra fatta da Tedino, io non so se è stato davvero così o se è stato parzialmente o totalmente, ma se fosse stato davvero, cioè se è davvero così, non è una nota di merito per il Teramo che la squadra l'abbia fatto l'allenatore? Sì, perché sì. Normalmente, almeno da come sappiamo, da come vediamo, non è così che ci si comporta, ecco, quindi... Io non credo che l'abbia fatta Tedino, perché per una società organizzata come il Teramo, i direttori ovviamente hanno messo una mano importante sulla costruzione della rosa, ecco. Cioè, lo dici o lo pensi? No, lo dico, ma vado a rigor di logica. Lo dici, la domanda è, lo dici o lo pensi? Io lo dico. Ma lo pensi? No, dico, che l'abbia fatta la società insieme a Tedino? No, si parla di questo da inizio di campionato, sì, che certo. Si dice, ma la squadra chi l'ha fatta? Tedino, il direttore generale, il direttore sportivo o di concerto insieme? Ma siccome poi quando le cose vanno bene tutti quanti si prendono i meriti, quando le cose vanno male tutti quanti invece dicono no, non sono stato io, io credo a rigor di logica, perché poi la verità non la sapremo mai, la sanno soltanto chi sta all'interno, non l'abbia fatta Tedino, almeno non totalmente. Chiaro, ci sono Santoro, Birligea, giocatori che stavano a Pordenone con lui, che ovviamente sono facilmente ricollegabili a Tedino. A parte questo, giocatori che ha avuto, se però tu prediligi un certo tipo di gioco, hai preso giocatori per un certo tipo di gioco, cioè un gioco più, come ti posso dire, un po' più ragionato, più fraseggiato, eccetera. I giocatori che abbiamo sono questi, perché come ricordava prima Avvocato Gebbia, noi non abbiamo una squadra, lo diciamo in questo campionato, non abbiamo una squadra che gioca di sciapo, noi giochiamo di fioretto. Assolutamente. Ecco perché in trasferta secondo me noi abbiamo dei problemi, mentre in casa comunque abbiamo una media da
promozione diretta, abbiamo 3 punti solo meno della, con una partita in più comunque della, della Regina. Per quello infatti dico, secondo me invece, a me allenatore piacerebbe giocare così, ma io direttore magari penso che l'allenatore possa sbagliare in questa valutazione magari dei giocatori o quant'altro, o magari conosco un giocatore che secondo me si potrebbe meglio adattare in quel ruolo rispetto al, a quello che vuole l'allenatore, come ha del direttore. Sì, io però sai che noto, ma è la mia idea, che col tipo di gioco che predilige Tedino, i giocatori sono tutti adatti a quel tipo di gioco. Quindi secondo me lui è stato accontentato, se proprio magari lui voleva Tizio e non gli hanno preso proprio Tizio, ma gli hanno preso Caio, che comunque ha le stesse caratteristiche. Cioè, io ho la mia impressione che la squadra sia stata costruita per il modulo che Tedino intendeva applicare. Ok. E quindi secondo me per buona parte l'ha fatta lui. E dove non l'ha fatta lui, comunque gli sono stati presi giocatori funzionali a quell'idea. Okay. Che quell'idea non si è tramutata purtroppo in realtà in azione. Quantomeno come si vorrebbe. Ecco, però. Okay. Hai fatto benissimo. Dobbiamo rispondere a tanti messaggi. Io cerco di andare al ritmo dei messaggi, che sono tanti, tantissimi. E vi ringraziamo per questo. Ci potete seguire oltre che su Facebook, canale 14 Digitale Terrestre e anche canale 514 del Digitale Terrestre. Siccome siamo anche in alta definizione, consiglio anche di fare un salto su 514, magari ci vediamo meglio. Il conduttore magari non sarà bellissimo da vedere, però gli ospiti magari meritano più del conduttore. Non è vero. Ecco, allora, il video del Monopoli, Jefferson, Canale Scienza, poi lo facciamo vedere, caro Paolo. Allora, Mungo è stato, ho visto in scorrimento qualche messaggio, uno dei punti nodali della critica. Peraltro sì, è vero, Tedino sarà squalificato domenica per un turno, perché da indicazioni del giudice sportivo pare che abbia proferito espressioni blasfeme, quindi un turno di squalifica per Tedino. Ma Mungo, avvocato, lei dove lo farebbe giocare? Ci dicono o trequartista o mezza punta. Allora, premetto che io non sono un allenatore e quindi non posso fare giudizi, non posso fare giudizi tecnici, sono semplicemente uno sportivo, un fruitore, voglio andare allo stadio, voglio vedere la partita e mi voglio divertire. Come far giocare Mungo, questo è un compito dell'allenatore, lo lascio a lui. Gli effetti di questa scelta dell'allenatore poi li posso giudicare io, cioè se l'allenatore ha stabilito che Mungo dovesse giocare a mezzala diciamo così, in affianco ad Arrigoni, avrà avuto le sue buone ragioni. Fatto sta che Mungo non ha reso in quella posizione quello che a mio avviso potrebbe rendere. E mi chiedo un'altra cosa su questo punto: come mai non abbiamo utilizzato Ilari, che insieme a Santoro ed Arrigoni avevano dato sufficienti garanzie di mantenere un centrocampo abbastanza saldo, e Arrigoni soprattutto riusciva a fare quel passo indietro verso la difesa e coprire la difesa stessa nei momenti di difficoltà, per un centrocampo un po' più offensivo in una trasferta in cui insomma c'era qualche rischio in più. Allora, a proposito di Mungo invece, ma guarda, il messaggio. Intanto ci dicono Tedino deve frustare il giocatore, adesso non arriviamo a tanto magari, però effettivamente forse, e mi permetto di dare un giudizio, la gara di Viterbo per tantissime motivazioni, il manto erboso, prima ci hanno scritto che non è esattamente proprio un tavolo da biliardo quello di Viterbo, per tante motivazioni, perché Mungo veniva da una settimana comunque complicata dopo Rende, forse era la partita meno indicata per dargli una possibilità. Però, detto questo, chiusa parentesi. Se non erro, c'era un messaggio prima che è andato, che il nostro telespettatore invitava a posizionare Mungo più in avanti. Più in avanti, sì, o da mezza punta o da trequartista. Onestamente, non neanche io sono un allenatore, ma sono uno che va allo stadio e quindi comunque guardo e poi dico quello che vedo, ma poi non sta a me decidere, magari giudicare sì, perché sono un tifoso. Mi sembra che le caratteristiche di Mungo siano più offensive che di contenimento.
Per cui se tu vuoi un centrocampo un pochino più muscolare, più tosto, lui non abbia questo tipo di caratteristiche. Se tu vuoi invece un centrocampo dove la mezzala si inserisce più offensivo, allora lui ha queste caratteristiche. Sì. Forse in questo momento occorre qualcuno che faccia più legna, ecco, diciamo così, che sia un pochettino più, più rude, tra virgolette. Per il resto, quando si parlava ad esempio di frustare i giocatori, io non penso, ma a parte al di là del frustare fisicamente, cioè questa squadra ha queste caratteristiche, è una squadra, lo dicono i numeri, ormai a questo punto del campionato non sono più interpretazioni, sono dati, non siamo la terza, la quarta, la quinta, la questo settima. Come alle elezioni ci sono gli exit poll, poi la prima proiezione, la seconda, la terza, quarta proiezione, diciamo che no, le elezioni sono a parte, perché no, dico, perché, no, perché stranamente vincono tutti, nessuno perde mai. No, vabbè, questo ok, no, almeno nel calcio ci sono i numeri, cioè c'è una tendenza che poi va mano a mano consolidandosi, ecco. E che dà i numeri dicono questo, che questa è una squadra che in casa è un rullo compressore. Sì. Adesso vedremo col Monopoli. Col Monopoli sarà veramente una sfida molto dura, perché non credo che come le altre, tipo anche il Catanzaro, che è venuto più a contenere, a farci giocare. Penso che sarà una bella vera partita e penso che ci divertiremo, spero, in un risultato chiaramente positivo per l'intero, ma penso che comunque vedremo due squadre che vorranno vincere, e questo per lo spettatore è sempre bello, diciamo. Poi speriamo che vinca il Teramo. Mungo in attacco con Magnaghi e Bombaggi, ci dicono, esatto. Mezza punta, parti sempre da 1-0, come dicono, vedi Cosenza, che poi in realtà Cosenza giocava in maniera un po' diversa, sì. Caro amico da casa, giocava mezzala in un modulo che era il 3-5-2 di Braglia, che peraltro è stato esonerato qualche ora fa, è arrivato Pillon a Cosenza, però diciamo che Braglia, che ha un 3-5-2 come faro portante del suo sistema di gioco, giocava a mezzala insieme in un sistema di gioco un po' differente, ecco. E chiudo il discorso, fuori casa è un altro discorso. Questa squadra, ormai i dati dicono questo, è come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? E questo è, come ho detto prima, leggi il messaggero, vedo. No, non lo leggo. Sì, sì, è questo. Allora, siamo in sintonia. No, non considera. E quindi che significa questo? Che questa squadra, ecco, torniamo al discorso che facevamo all'inizio della trasmissione con Ania, è stata costruita in questa maniera, cioè per essere una squadra che deve giocare al calcio. Quando in casa tu trovi squadre che magari si chiudono, ti lasciano campo, fanno le linee, tu prima o poi il golletto lo fai, perché ad esempio con l'Avellino è vero che abbiamo vinto in pieno recupero, ma avremmo meritato ampiamente di vincere prima, al di là prima, del rigore, certo. Eccetera, ma per quello che avevamo creato, comunque tu, anche con Catanzaro, tu hai creato. Fuori casa purtroppo trovi le squadre che, anche se sono ultime in classifica, se la giocano, perché è lì che possono fare qualcosa. E fuori casa devi essere in grado, in quella partita in cui gli altri ti attaccano e a te non gira, quando ti capitano quelle due, massimo tre occasioni, una la devi fare. Se sei una squadra forte, certo, di categoria, devi fare quello, perché quando non puoi pensare di imporre il tuo gioco, sì, ma infatti devi cercare di massimizzare, ottimizzare quel poco. Questa squadra non lo fa, perché è una squadra costruita in un certo modo, pensando di poter, come ti posso dire, danzare come dice Andrea Costantini, ho trovato la definizione, una squadra da salotto. Ma io questo volevo dire, detto il Bolshoi, più o meno ballo, ricollegandomi al discorso di Umberto, cioè il gol lo puoi anche prendere, sì, sì. Forse anche lo devi prendere, perché è normale, ma poi lo devi rifare, ne devi rifare anche due, sì. Cioè sta nella logica del calcio che ci possa essere un infortunio che non può condizionare però la partita. Tu dopo 10 minuti, mi sembra, no? Hai preso il gol, hai tutta una gara per poter recuperare. Non ho visto, io ho letto il commento che era sul messaggero oggi di Calabro, che diceva: la mia squadra c'ha organizzazione di gioco, c'ha intensità di agonistica e cuore. Sì. Ecco, queste sono tre caratteristiche che io nel Teramo di trasferta non ho visto. Ma sono analisi queste che facciamo dall'inizio del campionato ad ogni trasferta. Però diciamo più o meno quasi sempre le stesse cose. Attenzione, perché stasera abbiamo anche i metodi per risolverlo il problema in trasferta. Intanto Ania, ci chiedono se Cristini ha indugiato troppo sul gol del 2-0 di Molinaro, su Tuncarà soprattutto. Anzi no, su Molinaro proprio. Secondo me un po' in area si tende sempre a temporeggiare, però che sia stato forse un po' blando, probabilmente sì. Anche lì, noi non è che vogliamo fare gli antisportivi, però arriva la palla, spalle alla porta, 30 metri, buttalo giù, dagli anche il fallo, ma non farti fare come. Questo Soprano. Soprano, sì. Sì.
Stasera abbiamo bisogno di voi da casa, che dovete votare, perché abbiamo messo tre ipotesi per risolvere il problema della trasferta. Prepariamoci. Ipotesi sono dalla A alla C. Voi votate quella che vi piace di più. Votiamo anche noi? Votate anche voi. No, chiedo se dobbiamo prepararci. Votate anche voi, certo. Ipotesi A. Ipotesi A. Dobbiamo preparare. Sì. La vediamo. Allora, ipotesi A, installazione di una porta di dimensioni quadruple rispetto alle misure da regolamento, la squadra avversaria del Teramo giocherà in trasferta, giocherà dovendo sempre difendere quella porta sia nel primo che nel secondo tempo. Ora vedete Tomea, la porticina piccola, la porta avversaria è gigantesca e vedete che la combinazione Bombaggi-Magnaghi, la coppia d'attacco, è semplice, anche perché se vediamo bene il portiere è proprio avversario, è proprio piccolo. E è quindi, la porta che è grande. E dovunque tiri è gol. Questa è l'ipotesi A. L'ipotesi B. Ti devo fare la prima battuta? No, dopo le fai tutte. Ah, okay. Dopo le fai tutte, dopo le rivediamo. L'ipotesi è cattiva, sicuro. Numero 2. Allora, la battuta deve essere una volta cattiva, deve essere scesi i giocatori dal bus, quest'ultimo andrà piazzato dinanzi la porta difesa da Tomei in modo da ostruire ogni possibile pertugio agli attaccanti e avversari che rimarranno interdetti. Vediamo il bel pullman davanti alla porta e avversari che provano a tirare e la palla non va in rete, avversari anche abbastanza interdetti. L'ipotesi C, che è la più fantasiosa, ok? Siccome il Teramo al Bologna va benissimo, perché non cambiare denominazione a tutti gli stadi in cui il Teramo giocherà in trasferta? Quindi modificare la denominazione degli stadi di Rieti, Pagani, Caserta, Bisceglie, Terni, Reggio Calabria e Catania, dando loro quelli di Piano d'Acci in modo da far sentire il diavolo a casa propria. Qui è lo stadio Bonolis di Rieti. E vediamo che i giocatori quando arrivano con l'autobus sono tutti contenti di poter giocare al Bonolis. Ora, quale vi piace? Si scherza. Vediamo qua, sono anche curioso di vedere quale piace di più ai telespettatori a casa. Quale ti piace di più? Siccome mi piace la coppia Magnaghi Bombaggi, e scelgo la A. Sì. Allora, sul lato devo dire è questa qua. Che intanto in porta ci devi tirare, perché se non tiri in porta la porta può essere grande. Guarda dove arriva la porta, arriva praticamente, sì, prende tutta l'area di rigore. Ci devi comunque tirare, perché la porta è già grande sulle prime porte. Sulla seconda poi è altissima. Il pullman non significa niente, perché il pullman c'è i finestrini e per il finestrino se trovi uno che è bravo te la mette lì e passa lo stesso. Ecco qua, ipotesi di giocare sempre a terra, comunque non era contemplata effettivamente, però questo non credo che si possa fare. Io ho pensato soluzioni almeno più o meno fattibili. Io, allora, al di là degli scherzi, la prima e la seconda sono entrambe efficaci. Volendo, privilegiando il bel giuoco, come diceva qualcuno, sono per la prima soluzione, perché si tratta di far gol piuttosto che non prenderli. Sì. Anche perché se non li prendi fai 0-0. Se ne segni uno, vinci 1-0, meglio vincere e pareggiare, no? Assolutamente. Aia Deppo, quale ti convinci più? Anche io vado per la A. Anche te vai per la A. Quindi questa porta, mettere una porta gigantesca, porta gigantesca. Mettere una porta gigantesca in modo che. Voi ci ridete, ma qualche anno fa, se ricordate bene, l'illuminato presidente della FIFA, prima dei famosi scandali, Josef Blatter, voleva allargare le porte. Quindi, sì, perché dice così ci sono più gol, ci sono più emozioni. Abbiamo perso contro il nulla, giocavano palla lunga al 9. Ecco, Ania, te che hai visto con attenzione la partita di Viterbo, anche te hai avuto poi al 91esimo, quando è finita la partita, ci siamo visti in redazione, stavamo per andare in onda con l'Abruzzo del pallone, mi hai detto la stessa cosa. Oggi veramente è stata una partita in cui tu hai perso contro un avversario, oggettivamente, era poca cosa. Che vuol dire che non è solo, non può essere solo un fatto tecnico, non è più un fatto tecnico. No, assolutamente. Tra l'altro, come ho già detto domenica, secondo me il secondo gol fotografa, preso dal Teramo, fotografa esattamente quello che è stata la partita di domenica. Rilancio del portiere, Tunkara controlla, spalle la porta, si gira, lo fanno andare, lascia la palla a Molinaro, Mancino, gol. Che mi sembra una cosa molto semplice da fare, sì. Purtroppo troppo semplice, insomma, aver lasciato fare una cosa del genere. Non credo che sia un problema tecnico, perché
si possono contestare le scelte degli uomini, di questo, quell'altro, si può fare ad ogni partita, ad ogni trasferta, ma dopo diversi mesi di campionato ormai questa è una situazione che è abbastanza chiara, cioè in trasferta ci sono delle difficoltà. Vuoi perché il campo non è il sintetico del Bonolis, vuoi perché ormai ti porti dietro una situazione che in trasferta non è stata mai facile, quindi ogni volta che ci ritorni pensi sempre a quello che è stato in passato e sei schiavo di questa mentalità pesante che ti porti dietro. Vuoi perché comunque non hai, probabilmente hai giocatori molto tecnici, molto di qualità, ma non hai quel giocatore che magari ti spinge a metterla sulla cattiveria, a rinunciare anche al bel gioco, e questo sono anche concetti che magari il tecnico non è riuscito a trasferire alla squadra, ovvero rinunciare a volte al bel gioco, soprattutto in trasferta, per puntare su qualcos'altro. Quindi magari il tecnico non c'è riuscito, magari i giocatori non hanno le caratteristiche ideali, tutto questo fa sì che il Teramo ogni volta che vada in trasferta ha delle difficoltà che poi sono insomma testimoniate anche dai numeri. Si parlava prima dei gol fatti, sono 7, ma in realtà sono 6, perché sì, una è l'autorete del Catanzaro la prima giornata di campionato, quindi sono davvero, sì, davvero poca cosa, ecco, sì, in trasferta. Io oltre sono alle due vittorie. Sono d'accordo con Ania, e questa sua analisi si vede proprio dall'approccio delle partite in trasferta. Io raramente, mi sembra forse solo a Potenza, ho visto una squadra ben piantata e che comunque riusciva a stoppare le fonti di gioco avversarie e a controllare. Ieri, eccolo qua, rivedo sempre questo, ma è un errore di poca serenità, nel senso che la squadra probabilmente quando è scesa in campo ha rivisto i fantasmi delle altre trasferte e quindi si è concentrata ma con eccessivo nervosismo. Quello è un errore del portiere che denota l'ansia di andare a stoppare, sì, un'azione avversaria uscendo addirittura fuori dall'area quando tutto sommato anche perché eravamo all'ottavo minuto, esatto, quindi non c'era neanche quella fretta che ti porta, certo, ad accelerare. Certo, certo, e questo è un po', poi si riverbera su tutti quanti gli altri giocatori che hanno impiegato tutto il primo tempo per somatizzare il gol che avevano preso a 10 minuti dall'inizio, poi c'è stata subito la sostituzione di Lari, la squadra si è un attimino riequilibrata, ma sono passati altri 20 minuti, abbiamo preso il secondo gol e solo alla fine abbiamo reagito. Questo, ripeto, anche quello che ho detto domenica, proprio il fatto che il Teramo abbia reagito dopo il 2-0 testimonia che sia un problema mentale, perché sì, quando, certo, non hai più nulla da perdere ti svegli e, certo, provi a, certo, magari fare qualcosa per cercare di recuperare la partita, e no, devi farlo prima, perché dimostri in quel momento di avercene, però non riesci a farlo prima perché sei schiavo magari dei fantasmi che ti porti dietro. Io volevo dire che giocare con la palla lunga sul 9, per quanto sia poco bello da vedere, a me onestamente non piace, ma non è neanche facile, sai perché? Perché tu comunque, significa che tu devi stare corto dietro, sì, il portiere, poi devi accompagnare il portiere, no, devi avere due punte o una punta brave nell'affrontare l'uno contro uno, che stoppi la palla e faccia salire la squadra. Lì, nell'ipotesi del secondo gol, l'errore è far prendere al giocatore della Viterbese il pallone, sì, di lasciargli un metro in maniera tale che si può girare e intanto gli altri salgono, perché tanto quando si gioca così non è che sale tutta la squadra, c'è il portatore, c'è colui che ha la palla e ne salgono uno, massimo due al rimorchio, quindi non riesci neanche se prendi la palla a rifargli subito il contropiede. Lì il trucco qual è, secondo me? Che tu devi accettare, visto che c'è una sola persona, devi rischiare quasi di accettare l'uno contro uno, massimo due, e devi giocare d'anticipo, cioè lì quando arriva la palla lui la palla non la deve stoppare, cioè o la prendi o fai fallo secco subito, cioè non gli devi dare la possibilità di far salire la squadra. Certo. E sapendo che giocano in questo, guarda che io ricordo anche tanto ci dicono, nel secondo gol la palla passa sotto il piede, guarda quando ne fa, noi ne abbiamo 4 contro 2, perché questo arriva adesso, il 2 sì, sì, mi sembra, sì, l'altro eccetera, sì, guarda 2, 4, 6 dei nostri contro 3, sì, abbiamo, sì, preso gol 6 dei nostri, sì, sì, cioè lì quando arriva la palla tu vai d'anticipo secco attaccato, o fai fallo e neanche ti ammonisce perché magari fai un fallo con le mani eccetera, oppure lo devi anticipare, non puoi dargli, guarda quanto spazio gli era pure andato via, perché dopo gli fa fallo, guarda, sì, è anche fortunato perché il rimpallo premia, sì, Molinaro, sì, però relativamente. Però quando ha deciso di fare fallo, perché lì se fa fallo intanto è avanzato di parecchi metri, è una posizione
anche importante per un eventuale calcio di punizione, e in più ti becchi pure l'ammonizione da lì, certo, perché ti ha saltato. Quindi tu il fallo invece lo devi fare quando sei attaccato uno contro uno, perché uno comunque non ti ammonisce, perché se sei attaccato ci può stare il contatto, sì, quando ti va via e tu lo prendi è ammonizione, cioè quindi anche un po' di intelligenza. Ecco dove si dice giocare sporco. Noi purtroppo, diceva bene prima Ania, non abbiamo neanche, parlavo prima di quelle una o due occasioni che ti capitano da concretizzare, noi non siamo neanche, non siamo quel tipo di squadra che anche quando gioca male riesce a trovare il coniglio dal cilindro, cioè il colpo, no? Perché no, non qualche ce volta l'abbiamo fatto con Bombaggi, ma sì, capito? Però di solito non capita sempre, questa cosa qua, non ci capita, cioè non ci capita quel gol sporco di rapina, brutto, quasi rubato, che comunque non ci capita. Noi per fare un gol abbiamo visto anche in casa, abbiamo vinto con Catanzaro, con Avellino, con il minimo scarto a partite che avremmo dovuto vincere anche con uno scarto ben maggiore e stare tranquilli quasi a 20 minuti alla fine. Invece fino alla fine siamo stati così, perché non riusciamo, non abbiamo l'istinto killer. Certo. Tra poco commentiamo tutti i messaggi. Intanto devo c'era tra le ipotesi, Paolo, che ci ha seguito anche domenica, ha detto l'ipotesi sarebbe che io vado a guardarmi solo il secondo tempo e poi ribalto la partita del Teramo. Vi ricorda qualcosa? Visto che mi dicono che c'è una Juventina, sì, la conosco, e due milanisti, vi ricorda, sì, qualcosina? Una domenica bestiale. Dovremmo avere che i conti si fanno sempre. Ma io scherzo, ci mancherebbe. Come Teramo per ribaltare dovremmo avere A, un po' di fortuna negli episodi, e B, un'altra cosa che non dico perché c'è una gentile signora che non sembra dimostriamo di avere. C'è anche serve, una terza, ma non la dico. Però la fortuna te la devi procurare. Sì. Nel senso che ci devi stare lì per fare il tocco sporco, ci devi arrivare sotto porta. Se non ci arrivi, non dicevo prima, se tu non tiri in porta, è chiaro che anche se la porta è più grande non segni. Certo, va bene, ci dobbiamo fermare, poi rispondiamo a tutti i messaggi, li ho segnati e non abbiate timore, li rispondiamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo, eravamo in debito con voi di alcuni messaggi, per esempio questa: la squadra è settima in un girone dove Regina, Bari, Ternana, Catania e Catanzaro hanno speso nei due mercati nettamente di più, quindi avendo allestito male la squadra stiamo bene, magari finire settimi. In realtà il messaggio ha un fondamento ben preciso, perché vediamo la classifica. In questo momento il Teramo con il settimo posto, visto che le prime la prima è promossa diretta, ma fino alla quarta saltano il primo turno e al primo turno vanno dalla quinta alla decima, negli scontri in questo momento il Teramo ha l'ultima posizione utile per giocare la prima gara secca in casa, che sarebbe Teramo Catania. Ricordiamo che a fine anno Teramo Catania è finita 1-1, con quel risultato alla fine dei 90 minuti non sono previsti supplementari, il Teramo si qualificherebbe. Quindi, avvocato Gebbia, quel punto di vantaggio sul Catania va difeso veramente con le unghie e con i denti, se non migliorato strenuamente. Ma io sono convinto che man mano che ci avviciniamo alla zona playoff, qualora dovessimo, come tutti quanti ci auguriamo, centrare l'obiettivo, poi il Teramo sarà sicuramente motivato e affronterà le gare col dovuto piglio. Teniamo conto che il Cosenza l'anno scorso aveva più o meno la stessa posizione, poi è finito in Serie B. Certo. Giocare fuori casa con più umiltà, aspettare la squadra avversaria per poi colpirla in contropiede. Intanto ci dicono, io ho un po' timore del Bonolis, del Monopoli, non mi diverto poi più di tanto, anche se sono abbonato. Continuiamo a leggerli, ringrazio già Maurizio da qui e Samuele Mucci in regia. Altra ipotesi: fare indossare la maglia del Teramo alla squadra di casa, che non sarebbe neanche male, perché giustamente così perdono. Va bene, fantastico. Io sono andato in là con la fantasia, ma come vedete la fantasia di chi sta a casa è nettamente, ho fatto quinto. Ania Tedino ha voluto 6 giocatori, 4 ex Pordenone e 2 ex Palermo. Gli altri sono stati scelti dal DS, Mungo, Ilari, eccetera, eccetera. Uno da Iaconi, l'ex Brescia, l'Asic. Mo pensa come l'hanno costruita sta squadra e come gioca. Cioè una specie di patchwork. Se così fosse, il messaggio si commenta da solo, credo. Cioè, ricalca quello che hai detto te, sì, precedentemente. Sì, è una situazione confusionaria, ecco.
Calci d'angolo 1 a 12, tiri fuori 5 a 15, tiri in porta 3 a 8. Queste statistiche dimostrano confusione, irrazionalità, inefficacia degli attaccanti. E viva il silenzio stampa! Sempre viva il silenzio stampa, aggiungo io. Avvocato Sorgentone, ti chiedo se un caro saluto a da Marco, vi seguo sempre. Forza Pescara e forza Teramo. Ciao Marco. Ci chiedono se a questo punto è giusto provare con i due attaccanti, che il Teramo ci gioca già, però Bombaggi non è, è stato adattato al ruolo di attaccante. Beh, Bombaggi, ecco qua, meglio Birigia Minelli, Magnaghi e Bombaggi sono scoppiati. No, sono scoppiati, mi sembra una parola un po' grossa. No. Allora, personalmente io sarei, come diceva Mourinho, chi gioca Ibra più altri 10, a me se chiedessero nel Teramo chi gioca Bombaggi più altri 10, è la mia idea personale, è un'idea che ho avuto dalla prima volta che l'ho visto giocare al Bonolis, ho visto due tocchi, ho detto per me questo è un grande giocatore, poi magari mi sbaglio, ma io calcisticamente è un debole per lui, i gol lo dimostrano. Non è che sta giocando proprio da punta, sta giocando un po' quello che da sottopunta. Una volta si chiamava la mezza punta, il 9 e mezzo, come famoso 9 e mezzo, no? Falso 9. No, diciamo che una volta non si aveva paura, adesso si parla di trequartisti, cioè, sì. Una volta le persone, cioè i ruoli erano chiamati con loro nuovi, non centrali, stopper, lì c'era la mezza punta, quello che giocava praticamente un po' tra le linee, che comunque era più attaccante che centrocampista. E quindi comunque è un attaccante, anche se non staziona nei pressi dell'area. Io Bombaggio lo farei giocare sempre. Per quanto riguarda il fatto di giocare contropiede, il problema è un altro, secondo me, lo dicevo all'inizio. Se tu hai una squadra che è un allenatore, ha un'idea di gioco e ha preso giocatori per un certo tipo di idea di gioco, io non penso che noi abbiamo ad esempio le caratteristiche per fare palla lunga sul 9. No? Certo che no. Quindi quando tu hai una squadra costruita per una certa idea di gioco, ripeto, poi la differenza fra idea e azione non sempre c'è corrispondenza, però poi non è che puoi riuscire a cambiare, anche perché comunque questo modo di giocare in casa ti rende parecchio, sia in termini di risultato ma anche in termini di gioco, no? Perché comunque Teramo in casa è una squadra che gioca anche bene, che diverte, comunque non è una squadraccia, insomma, da parlare lunga. Certo. Fuori casa purtroppo questo gioco forse non lo puoi imporre, o forse vuoi per i fantasmi delle partite precedenti, vuoi per una serie di circostanze, non riesce a tradurlo neanche minimamente, perché tu potresti anche perdere però giocartela. Il problema è che qui molte volte non te la giochi, che tu te la giochi su 2-0 negli ultimi quarto d'ora è perché gli altri comunque hanno tirato i remi in barca, quello non conta più, quello che conta è prima. Quindi secondo me io all'inizio campionato, quando il Teramo stentava anche in casa, parlavo di scintilla, no? Magari c'è quella vittoria che ti dà quell'abbrivio, quel qualcosa in più. A noi è mancata quella vittoria fuori casa, che poteva essere, paradossalmente ne parlavamo qui a Bari. Se però, tu avessi vinto a Bari, avevi fatto una partita gagliarda, però devo dire anche una cosa. Ci credi, purtroppo a noi, però devo dire anche una cosa. Vuoi togliamo il 2019, lo abboniamo. Però poi, avvocato Allentini, prima partita del 2020, la vittoria in trasferta è arrivata. E poi però sono arrivate due sconfitte consecutive in trasferta. Allora, cioè, non è neanche vera totalmente questa considerazione. Sì, allora, ma uno su due, capisci? E io la partita di Lentini ho visto un Teramo operaio. E lì forse è il succo della vittoria. Nelle altre partite, per riprendere un po' il discorso dell'allenatore della scorsa settimana, adesso mi sfugge il nome, che è venuto a Teramo, cioè Rigoli, ha detto che il Teramo si specchia. Ecco, questo specchiarsi nelle partite in trasferta, a Viterbo ho visto una squadra un po' che si specchiava nei primi 20 minuti, vediamo quando siamo belli, facciamo il passaggio e ci hanno bastonato. Questo secondo me è la chiave. E non lo cambi più questa andarità, no. Perché DNA dei giocatori. Dei giocatori, ma anche del metodo che adotta un allenatore. No? Prima si parlava di Conte, no? Giusto? Cioè, Conte è uno che già dal primo giorno... fare facce te, lì vicino. È un suo marchio di fabbrica. È uno che al giocatore lo fa ringhiare dal primo giorno, dal primo allenamento. I giocatori ringhiano, vuole quello e riesce a trasmettere quello. Altri allenatori preferiscono cose diverse, magari sono vincenti lo stesso, magari hanno Guardiola non amava questo tipo di calcio, è anche un vincente. Voglio dire, devi essere però bravo, secondo me, a trovare i giocatori giusti, certo, che possano tradurre la tua idea di calcio. Però
sono questi i giocatori. E chi li ha scelti? Sono questi i giocatori giusti per tradurre l'idea di calcio. Il problema è che riesce solo a metà. No, non sono quelli giusti, perché se tu questo ruolo, se tu questo tipo di gioco riesci a farlo solo in casa e non fuori, vuol dire che qualcosa si è sbagliato. Amen. Io era Viterbo, il primo tempo neanche un fallo, un'entrata in scivolata, solo Tocchetti e Costa Ferreira che passeggiava per il campo. Aria, prima ci hanno scritto, ma te dirò, ha sempre detto, non posso fare la difesa a tre, e secondo me gli ha detto una bugia, non posso fare la difesa a tre perché non ho Soprano. Quando rientrerà Soprano ci si può pensare, magari in trasferta. Adesso però ci, giustamente sta ci ancora segnala, pensando. Adesso che è rientrato Soprano, e non è rientrato da ieri, è rientrato da qualche settimana, comunque la difesa a tre non c'è. Pensi che all'epoca ci abbia detto una bugietta? Che poi in fondo ci abbiamo anche pensato, perché altrimenti se vuoi fare la difesa a tre nel mercato invernale quantomeno qualche giocatore lo devi, diciamo, qualche centrale lo devi mettere. A livello numerico non ci siamo in teoria per fare la difesa a tre. In quel caso credo che abbia detto una mezza bugia o una mezza verità, rispetto, insomma, dipende da come la si voglia vedere. È chiaro che quando ormai ci sono dei comportamenti ormai purtroppo assodati in trasferta, qualcosa per cambiare devi provare a farlo, quindi o negli uomini o nel sistema di gioco, magari a reti qualche differenza si potrà vedere. Io non credo che si vedranno molte differenze sabato, anche perché in una squadra che comunque ha sempre fatto bene in casa potrebbe essere controproducente, magari ci potrebbero essere una, due variazioni, non lo so, ipotizzo un ballottaggio a Rigoni Viero che non sarebbe una novità, un ballottaggio Costa Ferreira, non lo so, K non a proposito, credo, prima abbiamo parlato di elezioni, ballottaggio a Rigoni Viero, cioè, Viero non governerà mai perché li perde sempre i ballottaggi. Ultimamente sì, li sta perdendo sempre. Ma secondo voi Tedino ha intenzione, cioè, di cambiare qualcosa? Io ho l'impressione che lui abbia avuto un'idea, sia partito con quell'idea e insiste con quell'idea, poi magari cambia un giocatore piuttosto che un altro, però l'idea di fondo è sempre quella. Lui non ha mai effettivamente provato, se noi pensiamo all'anno di Vivarini, si era partiti a 4, poi i meriti chi li rivendicava, Luciano Campitello, poi si passò a 5 e quella è stata la scintilla che ci ha fatto poi andare a vincere il campionato. Ma in realtà è vera questa cosa, perché poi invece, avvocato, io mi permetto di dire che questa è una squadra che ha iniziato 4-3-1-2, poi ha fatto il 4-3-2-1, a Francavilla ha 3-5-2. Fermati. Poi, quando parlate, ne parlavo tempo fa con Tonino Luzzi, dovevo definire 4-3-1-2, no. 4-1, che alla fine è il 4-4-2 con Rombo, lo chiamate 4-3-1-2. Ok, 4-4-2 a Rombo. La differenza sta, secondo me, da cliente, non da tecnico, dove sta? Giochi con la difesa a 4? Fai il 4-3-3, è un gioco, difesa a 4, oppure giochi a 5, dicono a 3, io dico a 5 perché il 3-5-2 è un 5-3-2 in fase difensiva, quindi chiamiamo le cose come stanno, ok? Queste sono le differenze, che tu mi giochi 4 dietro, ok? 4 in linea dietro, poi mi giochi con 3 più 1, quindi un rombo, 4-4 è, come lo vuoi chiamare, 4-3-2, è un 4-5-1, c'è inutile che stiamo a... Beh, vabbè, poi dipende sempre dall'interpretazione. Torniamo al discorso di prima, il famoso trequartista che voleva Allegri ai tempi del Milan, non voleva un trequartista, il trequartista sarebbe il 9,5 alla Bombaggi una volta, ai tempi, quando ero ragazzo, il trequartista è un centrocampista aggiunto. Quindi non ha cambiato niente, perché, ripeto, che tu mi fai l'alchimia di mettere uno dietro alle due punte, 4-3-1-2, l'albero di Natale, eccetera, sempre quello è. La differenza sta come difendi, perché da come difendi metti in centrocampo, secondo me. Certo. Quindi secondo me lui, ma non è una mia constatazione, non è una critica. No, perché magari lui è convinto che non possa cambiare, non possa giocare a 5 dietro. Magari ha ragione lui, chi lo sa. A Potenza ha giocato 3-5-2, a Francavilla Fontana ha giocato 3-5-2, cioè, salvo sporadiche eccezioni. Qualche eccezione l'ha fatta. L'idea di fondo è quella. Sì, l'idea di base è stata quella dall'inizio del mercato, insomma, per come si è costruita la squadra, e poi è stata portata avanti. Ecco. Il 3-5-2 è difficile che lo farà, voi che dite? Io penso anche. Cioè, io nel senso che secondo me io la intendo più come una soluzione di emergenza, cosa che ha fatto in alcune circostanze, e in quel caso però mi permetto anche di aggiungere, quando il Teramo ha dovuto difendere un risultato, certo, e ha messo la difesa a 5,
non è che in tribuna stampa, no, in tribuna stampa, ci siano stati dei sorrisi e dei grandi complimenti per questa scelta, vero avvocato? Sicuramente sì, e teniamo conto di una cosa, che quando è stato ingaggiato Tedino, il gioco che la società voleva che si facesse era quello di Tedino. Tedino è un allenatore che gioca con la difesa a 4. Ora, perché questa alchimia non sia riuscita fino ad oggi a Teramo, francamente nessuno se lo spiega, perché i giocatori bene o male sono stati scelti tutti d'accordo con l'allenatore, direttore sportivo e direttore generale. Ma come mai allora questo metodo non è riuscito ancora ad essere attuato dopo 25 partite? Vediamo degli alti e bassi e la squadra che non viaggia con i Velli di Pordenone. Io ricordo giocatori come Stefani e Burrai, che erano due allenatori in campo sicuramente che potevano dare stabilità alla squadra. Ecco, però, forse abbiamo centrato l'obiettivo, questa squadra di allenatori in campo ne ha pochini. Me l'hai tolto dalla bocca, insomma era implicito in quello che affermavi. Volevo dire, forse manca di qualche peso in campo, sul campo. L'impressione che si vada avanti e convinti supportati anche dal risultato casalingo, che prima o poi si possa esplodere, cioè aspettiamo Godot, arriva, voglio dire. Allora, a proposito di Godot, che è un giocatore, nell'immaginario collettivo lo si aspetta sempre, a Teramo si è aspettato per tantissimo tempo che Jefferson si sbloccasse. Non so se avete visto, per chi prima ci hanno segnalato da casa, lo facciamo vedere, il video che hanno realizzato a Monopoli, questo per farvi capire, e questo secondo me è un altro dato da non sottovalutare, anche la leggerezza con cui il Monopoli sta affrontando questo campionato, che lo vede quarto e in realtà terzo a pari merito con la Ternana. Guardate che cosa hanno combinato, Scienza, che è l'allenatore, quindi normalmente non si dovrebbe prestare a queste cose, e Jefferson, questo è prima della partita col Bari, lo vediamo. Mister, altra volta, che c'è? Io non posso dormire, io non sto bene qui in Italia. Ma che sta succedendo? Perché piangi? Che succede? Che non ho segnato domenica, niente. Oh Jeffrey, succede, non ti preoccupare, tu sai che sei in famiglia qua, tutti i fratelli sono i tuoi compagni di squadra, anch'io sono quasi un fratello maggiore, anzi quasi quasi sono un nonno per te. Mio nonno mi cantava le canzoncine per dormire. Ma te la canto anch'io la canzoncina, che problema c'è? Vabbè, se per questo la canto anch'io una canzone brasiliana, vuoi che te la canto? Davvero? Adesso te la canto, non ti preoccupare, io ho imparato subito il meccanismo. Vero, bravo. Brasil, la nostalgia tu Brasil, sognar, sognar, e speriamo che domenica vuoi segnar, magar, magar. Per Carriero, limite dell'area, attenzione Carriero in aria per Piccini sulla sinistra, il cross basso di Piccini verso Carriero, poi Fella, Jefferson, gol! Bravo l'imbattaggio con Jefferson all'ottavo minuto del secondo tempo, al termine di un'azione tambureggiante, Jefferson porta in vantaggio il Monopoli, incredibile! Sure, si è segnato. No, ha segnato Aristotele! Questo era il video, e mentre lo guardavamo pensavamo, vero avvocato, avvocati, a quanto sono tranquilli nel fare anche una cosa scherzosa prima di una partita contro il Bari, che per Monopoli è più di un derby, è una partita strasentita.
è indice anche un po' di una maggiore serenità. Certo, 48 punti sì, la serenità te la danno, eh? Sì, ma era che l'aspettativa del Monopoli non era quella, e quindi i ragazzi sono più sereni perché tutto sommato si trova in una posizione di classifica tranquilla. Qui purtroppo si è partiti con un'aspettativa maggiore, e quindi tutto quello che arriva, se, sia pure tanto, perché bisogna dire insomma che il settimo posto in classifica obiettivamente è un posto sicuramente di buon merito, ma l'aspettativa era maggiore, e quindi diciamo le tensioni crescono, e quando i giocatori stanno in un ambiente teso in cui non c'è serenità, io penso che il silenzio stampa non contribuisca. Eccolo qua il messaggio, lo riproponiamo. Sta buffonata, sì. Il silenzio sta, finirà prima o poi. Ora veramente stai esagerando, non lo trovo più molto giusto e sensato che dite. Beh, è come dire all'oste cosa pensa del vino. Questo non ti posso rispondere io, faccio rispondere gli ospiti. Mentre parlando della squadra, sono come tanti sconcertato da sta mancanza di attributi in trasferta. Buonasera a tutti, buonasera a te. Dicevo, non contribuisce questo sicuramente alla serenità dei giocatori, perché il dialogo con la stampa e con i tifosi, sì, a volte magari c'è qualche spigolosità, però serve anche a creare il contatto tra i giocatori e la città, e questo oramai manca da qualche tempo. Devo dire che tutto sommato all'inizio il silenzio stampa, i risultati sono arrivati, sì. Adesso forse magari sarebbe il caso di rivederla questa posizione. Intanto i nostri non possono nemmeno parlare, figurati se si abbassano a fare un video fantastico come questo. Avvocato, giochiamo un po', va bene, tanto siamo in chiusura, ti faccio stasera, tanto l'abbiamo presa così e così la terminiamo. Una domanda, Dania, quando finirà il silenzio stampa? Ma finirà, che si dice, vogliamo sentire qualche tesserato? La faccia è tutta una risposta. Non è dato sapere, non rispondo. Anche, no, anche perché no, siamo, anche no, perché siamo, come rimasti, facciamo a saperlo noi? Siamo rimasti al tempo indeterminato come tutti i silenzi stampa. Cine insomma, die. Poi cine finito die. Il mercato. Come una prescrizione. Non lo so, non vedo, già non c'era una motivazione. Finito il mercato ulteriormente non ne vedo. Mi verrebbe da, non lo so, scherzare dicendo magari non vogliono far parlare Tedino perché hanno paura di cosa potrebbe dire, ma insomma mi sembra veramente una stupidaggine, quindi credo che insomma finirà presto, ecco. Intanto Mauro ci ha scritto se questa squadra può fare i playoff. Innanzitutto c'è nei playoff e questo è già importante. Avvocato, dai, giochiamo dai, visto che si gioca con sabato alle 18. Io sono un grande appassionato di Monopoli. Oh, e allora ecco, l'ho comprato a miei figli a Natale. Ma è sempre piaciuto giocarci. Ma te lo sai, io oggi sono impazzito. Io ho dimenticato, non sapevo che il Monopoli adesso è con la Y. Sì, Monopoli con la sì. Ma per sono evitare. Impazzito, è una cosa che mi ha deluso tantissimo. Poi sono tante varianti, sai, ci sono, c'è quella di Dex addirittura, perché ha i fumetti come me. Abbiamo messo Teramo e Monopoli, dai, lanciamo i dati, Maurizio, che sono dati biancorossi. C'è anche online il gioco, dai. Sì, c'è anche online, però mentre vediamo dove andiamo a finire, non ho visto neanche quanto è uscito con i dati, è uscito 8, quindi tendenzialmente vediamo dove va a finire. 1, 2, 3, poi sono anche, è anche in inglese, ma io ricordavo vicolo corto, vicolo stretto. No, c'è anche, penso, la versione online in italiano. Ad Everton Road siamo andati a finire, però la domanda sorge spontanea. Teramo Monopoli saranno più gli imprevisti o più le probabilità? Guarda, ti dico la verità, ero già convinto prima che sarebbe stata una partita molto difficile. Quando vedo che il Monopoli tanto il Monopoli ha fatto 12, sì, eh. Si permette di fare un video così bellissimo, ironico, scherzoso prima della partita col Bari, mi fa capire la forza mentale, la tranquillità della squadra, dell'ambiente, tutto, perché è un ambiente che ti accetta quella cosa lì, scherzando, vuol dire che è euforico, che ha le stelle, e quando tu non hai nulla da perdere, perché come diceva prima Gianni, probabilmente le aspettative erano molto inferiori, quindi ti trovi un qualcosa in cui non credevi, tutto ciò che viene è oro, anche se poi quando ci sei praticamente ci vuoi restare, perché e quindi mi fa paura la loro, a parte la forza sul campo, anche la tranquillità che hanno, tranquillità che noi non abbiamo. Ripeto, quel video significa che lì c'è un ambiente unito, per ambiente intendo squadra, società, tifosi, stampa, tutto il tessuto, no? Certo. Noi purtroppo qui non ce l'abbiamo, perché? Perché la squadra non parla,
e anche quando parlava non mi sembra che ci fosse tutta questa sintonia fra la squadra e la città. Io ricordo in passato, anche quando non ero dirigente, spesso dopo la partita al Bonolis magari andavo al centro commerciale a fare un giro così, e spesso vedevo i calciatori del Teramo, vedevo Speranza, anche altri, e quindi magari c'erano i bambini che chiedevano autografi, facevano il selfie. Si era creata poi questa questione che non abitano a Teramo, è una questione vecchia, l'abbiamo già detto, no? Quindi io non vedo questa unione tra la squadra e la città innanzitutto. Con la stampa non ne parliamo, nel senso che voi non potete parlare con la stampa, quindi non c'è, non siamo divisi, non è che siamo in una situazione catastrofica, però sembra che ognuno con serietà, con garbo, con stile percorra delle rette parallele che non si incontrano. Avvocato, per un'associazione come la vostra, che specificatamente si chiama Amici del Calcio Teramano, questa situazione come la si vive? È vissuta in maniera come un disagio, diciamo così, no? Perché Teramo è stata sempre abituata ad avere un contatto diretto con i propri giocatori. Qualche anno in più di Umberto, insomma, però ricordo squadre molto importanti come quella, insomma, di Chiodi, Politelli, come quelle di Rumignani, Solfrini, Darè, erano tutti giocatori che vivevano nel tessuto urbano, cioè si usciva, si andava a prendere il caffè da fumo, si interloquiva con il giocatore e il giocatore si caricava. Noi dimentichiamo che Giulianova dei tempi d'oro ha fatto del rapporto tra tifoseria e giocatori uno dei punti di forza in maniera assoluta. E forse io, questo è un invito che rivolgo un po' alla società, sarebbe il caso prima della partita col Monopoli di interrompere questo silenzio stampa, ripristinare un po' il collegamento, ricreare sinergia ed euforia tra la città e i giocatori e caricarli al punto giusto. Un sabato pomeriggio sicuramente a un tè in centro, sicuramente sì, fare una passeggiata per il centro di Teramo, anche sabato mattina, che so, dico, insomma, un giorno che non dà fastidio alle esigenze del ritiro, cioè vivere un po' di più la città, ecco, la piazza. Intanto noi continuiamo a giocare qui dietro, poi non so come sta andando Maurizio dalla regia, forse ne sa di più, è il turno di lanciare i dati del Teramo, i soldi, il Teramo ne ha qualcuno in più, abbiamo visto, il Bova qualcuno in meno, e questo credo che ricalchi anche un po' il mercato estivo, la situazione economica generale. Ania, più imprevisti o più probabilità in 30 secondi che devo chiudere? Vediamo intanto il prossimo turno. Non lo so, sarà secondo me una partita diversa rispetto alle ultime giocate. C'è il vice capocannoniere Fella, 15 gol. Sì. Sarà una partita diversa dalle ultime giocate in casa, più complicata proprio per via della serenità che sottolineava l'avvocato Sorgentone, quindi un ostacolo maggiore rispetto comunque al comfort in cui è abituato il Teramo tra le mura amiche, quindi sarà un'ulteriore prova, oltretutto dopo una sconfitta, quindi ancora più complicato. Eh sì, Teramo Monopoli, sabato pomeriggio, ore 18, stadio Gaetano Bonolis di Teramo, fino a che non passa la mozione C, poi via via tutte le altre partite della giornata numero 26. Noi siamo in chiusura, ringrazio l'avvocato Gianni Gebbia, spero, avvocato, che vi siete divertiti. Sicuramente sì, forza Teramo sempre. Grazie all'avvocato Sorgentone, grazie avvocato. Avremmo preferito divertirci più con i risultati domenica. Sì, noi cerchiamo anche un po' di mettere un po' di qualche sorriso in più, perché poi se il risultato non arriva già uno è girato di scatole. Io sono sempre un tifoso di qui sopra, quindi già quando il risultato non arriva mi girano, e allora poi se magari adesso tu sei contento. Adesso sono contento, grazie Daniele Cattagalli, te sei un po' meno contenta. Salutaci l'Arena di Verona, grazie a Maurizio da Win Regia. Sono grazie a Samuele Mucci in redazione. Scherzo, dai, si scherza. Solo alla fine della giornata. Perché stasera sono già due volte. Io non te lo ripeto perché non voglio fare. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21 in diretta su TV6, canale 14 e 514 in alta definizione del digitale terrestre. Buonanotte.